Vai, accoppiamoci. Ah! Ah! Però non succede niente, io dovrei essere incinta, figliare. Niente, non sei buono. Bella a tutti, ragazzi, benvenuti. Io sono Matty Mars. Oggi siamo su Enchester, Humankind Odyssey. Allora, io lo devo portare, anche se l'hanno già portato tutti, e questo gioco comincia già ad avere, credo, un annetto più o meno. Però gli sviluppatori gentilmente me lo hanno regalato. E quindi io non posso non portarlo almeno una volta, perché è un gioco che merita veramente tanto. Io sono già, ho una partita già mezza avviata, quindi non partiremo dall'inizio perché tanto penso che i più lo conosceranno. Ok. Allora, io questa è la mia prima progenie, non sono mai morto per ora. Sono con lei che è una femmina. Non mi ricordo assolutamente dove sono. Ma cos'è quella roba che vola? Una rana. Non mi ricordo assolutamente dove sono. Non mi ricordo i tasti perché è già un po' che non ci gioco, perché da fare tutti i vari gameplay. Allora, vediamo un po'. Giorno 8 siamo, anno 0, quindi non siamo molto in là con il gioco. Che cos'è sta nebbia brutta? Mi devo preoccupare. Ma io la rana la posso prendere? No. Sensi X, ragazzi, mi devo ricordare persino i tasti del gamepad, che non è che lo uso così tanto. Concentrati, sniffiamo. Quella si può mangiare, credo, se non mi sbaglio. Una pianta magnivora. Non mi ricordo dove siamo però. E perché sono qua? E perché ho questa nebbiolina? Forse ho fumato qualcosa. Un serpe! Poi c'era, questa era per quanto riguarda l'odore. Per chi non conoscesse il gioco, ve lo spiego velocemente. Noi siamo delle scimmie, siamo la progenie, la prima progenie, Adamo ed Eva, peluti. Però praticamente noi dobbiamo evolverci in una specie un pochino più intelligente, piano piano. E questo come lo facciamo? Lo facciamo semplicemente scoprendo cose nuove. Vedete, adesso sto mangiando e questo cibo mi dà protezione al freddo e protezione dalle cadute. Siccome qui si cade che è un piacere, però io, vedi, noi possiamo analizzare le cose che prendiamo. Io questa l'ho già analizzata, quindi già se la mangia, già la conosce. E dobbiamo analizzare un po' tutto il territorio, però abbiamo imparato a usare tutte e due le mani, cosa che prima non era fattibile. Abbiamo imparato a modificare un ramo facendogli la punta, che prima non sapevamo farlo. Possiamo andare naturalmente sugli alberi. Io questo non ve l'ho detto perché insomma è scontato, siamo scimmie, le famose scimmie. Noi, questo è un frutto che afferra contro, se non mi sbaglio, i tagli. Noi ce lo applichiamo un po' anche nel di dietro, non troppo, e protezione dai tagli. È utile perché se ci mordono un po' ci difende, oppure se quando abbiamo sanguinamento ci spalmiamo questo e ci salviamo. Mi sono già salvato tante volte. Io non capisco qua che ci stiamo a fare, dove siamo, perché siamo qua. Non mi ricordo i tasti, quindi partiamo alla grande. Così. E la Madonna, ho scoperto qualcosa di particolare. Nuovo punto di riferimento, la confluenza dei fiumi. Il bimbo me lo porto dietro perché lui, da quello che ho capito, impara da noi. Quindi quando crescerà
sarà già imparato. Va bene, abbiamo scoperto un nuovo punto di interesse. Poi vediamo un po'. Qui che cosa c'è? Non si sa. Potrebbe essere roba nuova. Noi dobbiamo puntare a scoprire le cose nuove. Io lì non vorrei che ci fosse un nido. Se c'è un nido... No, ci sono delle api. Le api pungono. Però le api potrebbe... No, io questo l'avevo già fatto. Va bene. Volevo prenderlo come punto di riferimento per non perdere... Non so se l'ha preso. Possiamo andare a vedere le api. Non è che mi fido molto delle api perché sono... persone cattive. Sono una scimmia, ma non mi fido tanto a saltare perché questo va di sotto che è un piacere. Allora, intimorisci. Che cazzo è successo? Intimorisci, ha visto un rabo nero. No, mi sa che qua non intimoriamo nulla. Aiuto. Il macarodo nero. E analizza, ce la faccio analizzarlo? Nuovo scoperto. Nuovo punto scoperto, miele. Ma io posso mangiare miele? A parte che mi stanno punzicando. Ma vorrei sapere se lo posso mangiare il miele. Afferra questo. Va bene, spalmiamocelo. Tanto male non fa. Magari mi serve anche contro le api. Io posso... Ho capito, ah. No. Comunque, qui sotto c'è questo brutto robo. Non scendiamo perché ragazzi, se scendiamo tirati su, non fa, tirati su, ma girati, ti puoi girare, ma scimmia con dei problemi o ai motori e sta mangiando non si sa cosa, ma io credo. Vabbè, comunque io non è che mi vorrei interessare più di tanto a questa cosa. Speriamo che non ci abbia sentito. Vai su, per l'amor di Dios. Spero che non ci abbia sentito scendere. Allora, noi praticamente dobbiamo diventare sempre più intelligenti, scoprendo cose e imparando a fare cose nuove. È molto bello come gioco, molto intelligente, però evitando gli animali che ci vogliono mangiare, ovviamente. L'unico, secondo me, difetto, gioco bellissimo, l'unico difetto, secondo me, è che è un po' una progressione molto lenta. Poi io magari sono lento anche di mio, perché io, vedete, sono curioso, voglio cercare tutto quello che posso trovare. No, io vorrei quel punto interrogativo là. Allora, noi sotto ci abbiamo un amico, un amicone che non è molto sportivo. Anzi, se potesse ci mangerebbe. Stai su. Anzi, secondo me è lì che ronza, vedendo se ci può mangiare. Muoviti! Vai! Vai, tesoro! Poi dobbiamo tornare anche all'accampamento, perché noi abbiamo un accampamento. Memorizza. Ma io ho quel punto di interesse.
Questi secondo me sono uccelli questi. E gli uccelli attaccano, ce n'è uno lì. Guarda un po'. Cos'è? No, no, non se lo guarda. Non se lo sniffa. Niente, è un pappagalletto. Gli uccelli che dico io sono molto più grossi, depongono uova. E anche quelli se possono te magnano. Era là il punto di interesse, però. Vorrei memorizzarlo, grazie. Oh. Andiamolo a vedere. Se era quello, eh. Io ho paura della pantera sotto. Vai. No. Vai su. Io non so dove sia la pantera, ma anche se non lo scopro. Ok. La protezione delle ossa, della rottura delle ossa, serve proprio per fare anche salti più alti. E con questa protezione, anche se cado. Oh, uova! C'è paura. Via, 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 corri, corri, che se ne accorge mi magna, penso siano uova di coccodrillo. Oddio, ho visto una ragnatela. Non mi dica che ci sono ragni perché. No, 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 analizza. Mi caccherei un attimino in mano, ci fossero ragni con sta grafica. Bravo, ci ho scoperto. Ah, è un uovo di serpente, aiuto! Mangia. Come la mangia? Non sa come mangiarlo? Mangia? Ah no, lo sa. Proteina a go-go. Diventare onnivori. La tua progenie non è in grado di assimilare i nutrienti zigoti uova. Gli zigoti migliorano il livello di dopamina. Si diventa onnivori lo sviluppo neuronale, eccolo, uno sviluppo neuronale onnivori. Adesso noi siamo tipo drogati, però non stiamo molto bene. Oi, 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 oi. Poi io non voglio che lei muoia perché mi sta. È tanto che ce l'ho con me 8 giorni, qua sono come 50 anni nella vita normale. Coccodrillo. È cattivo. Ma lui non lo identifichi? Odorare? Punto di domanda, un paio di ciufoli. Vedete, quello che lui non conosce, vedete che c'è questa ombra nera con gli occhi, perché vuol dire che lui ha paura. E quindi bisogna stare attenti. Andrebbe scoperto, però io vorrei andare là perché noi possiamo sbloccare un territorio quando lo scopriamo e diventa territorio suo, un po' come gli animali nella realtà, però non vorrei fare brutti incontri non vorrei fare, che brutti incontri. Una volta che la scimmia ti muore, è morta, non è che ritorna in vita. Devi passare ad un'altra scimmia della tua progenie, se ce l'hai. Se sono morti tutti, finito il gioco. Sì, comunque a me sta musichetta da Indiana Jones nella terra non mi piace, eh. Bubù, andiamo via, Bubù, vai. Andiamo via. Poi non penso che abbia abbondantemente fame o sete o si senta male, non ho capito bene. Posso bere? No, sento un facocero. Mamma mia, sento un facocero. Oddio, 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 oddio. Oddio, 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 oddio. Ho
Olle! Perché se la pigliano tra di loro, meno male che l'ho visto. Selvatico scoperto, pitone delle rocce africano, che di africano non ha solo anche altre cose, se ti chiappa di africano. Va bene, io vorrei andare nella mia laggiù. Un altro coccodrillo, che bello! Stavo proprio per saltare l'aio. Ah, di qua c'è il serpente, di là c'è il coccodrillo. Dice, ah, siamo proprio messi benino. Ora, magari il serpente, a parte che il serpente potrebbe venire anche sugli alberi, eh? Ora, non so, magari forse questo è un po' troppo grosso. Però penso stia mangiando quello che ha catturato. Nel dubbio, però, io meno sto a terra. Guarda te che di giro mi tocca fare. Chiappalo! Madonna! Non è saggio. Non è saggio. Ho paura. Adesso andate a impantanare mio, porca. Poi è laggiù, ma proprio là, ma c'è il serpente là, ma io non voglio andare là. Questa è una palude. Andiamo là. Poi può darsi che io, perché io un paio di paludi le ho già conquistate. Potrebbe essere una di quelle già conquistate. Perché poi non è che io se non riesco a riconoscere da una palude all'altra. E il gioco non l'ho capito al 100%. Ancora devo un po'. Ho capito, diciamo, la base principale, però poi tante cose ancora mi sfuggono alla comprensione scimmiesca. Lei pensa ci abbia una fame che muore. Ah, io questo l'ho già, sì, me lo ricordo invece questo, l'ho già studiato sto posto, ok. Io tornerei alla base se potessi, se sapessi dov'è. Ho fatto un'inquadratura un po' zozza. Allora, la mia base dov'è? Io non me lo ricordo più e ho paura che non la trovi nemmeno più. Perché, oddio, c'è un coccodrillo lì sotto. Che aspettava me? Mi aspetti tanto perché io vado su. Ecco, se caschi di qua ovviamente sei morto. Poi mi è anche capitato di morire e ho ricaricato, ragazzi. Comunque c'è il salvataggio, però perdi tutti i progressi. Io qua non so più dove andare. Questo che cos'è? Insediamento del clan. Allora siamo là noi. E invece questi, giungla. Oasi cascata nascosta, quindi quelle sono cose che ho scoperto. Noi andiamo al clan. Noi possiamo anche, essendo femmina, partorire, farci ingravidare, tutte le belle cose. Io ci ho provato, non ci sono riuscito. Non so se da cosa dipende. Madonna, non so se ha preso l'aborto o se si è salvata all'ultimo secondo. Andiamo un po' a piedi.
camminasse un pochino più velocemente a piedi, ce la farei anche camminare un po' di più. È lenta come una lumaca. C'hai quattro zampe pelose e anche, non so se il dito opponibile ce l'hai. Oh, c'è qualcuno? C'è qualcuno di brutto? Io avrei fame. Vorrei mangiare. C'è qualcuno di brutto. Mi viene sempre a rompere la meringa quando faccio le mie cose. Cos'è? Ha sonno, credo, eh. Arriviamo, ce la facciamo arrivare all'insediamento? Poverina, c'è sonno perché ragazzi, c'è anche il zio, non so da quanto tempo non dormo, ma molto probabilmente è tanto. Sono le 6:33 e non ho dormito tutta la notte, quindi sicuramente sarò stanca per quella. Mi raccomando, non cascare di sotto, fai un bel saltino. Hop, brava. Qui siamo abbastanza a riparo perché siamo praticamente a territorio nostro questo, quindi. Mi sa che non cammina perché è stanca. Ecco perché non camminava. Mangiati qualcosina. Afferra. No, afferra. Casca proprio dal sonno. Mangia anche il piccolo, credo, quando si mangia noi, eh. A parte qualche inquadratura purtroppo ravvicinata che. Comunque ragazzi, è veramente fatto bene sto gioco, cioè non gli si può di nulla. Cioè, questo praticamente è un open world totale. Fatto in una giungla del genere con una grafica del genere. Cioè, rendetevi conto quello che ci vuole programmare un gioco del genere. Oh, casina nostra. Qui c'è un altro cuccioletto nostro, non è nostro, l'ho trovato, un trovatello. Qui ci sono altre tre scimmie, però queste col pelo grigio sono vecchie. Sono giovane, fortunatamente. Bevo io, bevano tutti. Copioni! Io ora mi addormo perché sono stanco. Anzi, sono stanca. Sdraiati. E sonno. Sonno, sonno. Dormire, dormire, sonno. Lei sogna, rinoceronte c'è pure. Piove. Però non vorrei svegliarmi di notte. Vabbè, svegliamoci. Ci manca l'acqua, però vedete che il verde, il pallino verde sarebbe quando si è completamente sazio. Noi siamo sul giallognolo. Poi quando vorremmo far crescere gli scimpanzé piccolini, dobbiamo fare il salto generazionale che purtroppo credo farà fuori i vecchi e io magari diventerò vecchia. Non lo so. Allora, sdraiati, io voglio ritentare a fare una cosa un attimo. Sdraiati. Lascia piccolo. Cos'è? No. Sdraiati. Scusate. Lascia il piccolo. Evoluzione. No, voglio chiamare il partner. Noi anche il dio Sciglio l'abbiamo creato. Oh, si accoppiamo? Namo.
Come fa Alberto Sordi nel film Il viaggio con papà, quando va a letto con la donna che le fa ama, ama, ama. Vai, accoppiamoci. Ama, ama. E però non succede niente, io dovrei essere incinta, figliare. Niente, non sei buono. Allora, noi, dato che siamo qua, mi sdraio, tanto lui non è buono, può anche andare via. Evoluzione. Qua c'è tutto il sistema neuronale con tutti i nostri upgrade. Qua abbiamo fatto abilità motoria. Ok, passare l'oggetto da una mano all'altra. Abbiamo fatto l'abilità di radunare tutti i membri dello staff. Il raggio di localizzazione delle risorse. E la percezione, il raggio degli odori, l'abbiamo aumentato. Noi qua possiamo fare ortostatismo contestuale. Dopo il collegamento sarà possibile individuare elementi più... No, dopo il collegamento... Allora, qua possiamo fare ortostatismo contestuale. Dopo il collegamento sarà possibile individuare più elementi distanti con l'intelligenza. Vabbè. Poi manipolazione degli oggetti. Dopo il collegamento sarà possibile passare un oggetto da una mano all'altra quando sei in movimento. Sì. Poi olfatto. Dopo il collegamento il raggio di localizzazione della fonte sarà più ampio. Dopo il collegamento sarà possibile individuare le risorse commestibili più lontane. Percezione spaziale. Io invece vorrei essere aggressivo. Autoaffermazione. Dopo il collegamento, i membri del clan acquisteranno la capacità di imitare automaticamente un gesto intimidatorio o l'azione di superare la paura. Io vorrei fare qualcosa che mi dia la difesa, perché noi non abbiamo difese contro gli animali. Penso che bisogna andare avanti con la manipolazione degli oggetti. Ok, tocca LB per passare l'oggetto da una mano all'altra. Poi lui continuerà lo sviluppo. Vediamo se ne possiamo fare un altro. Lo sviluppo neuronale è completo. Assegna energia neuronale per innescare il miglioramento dell'agilità. Maneggiare. Aspetta, aspetta. Sarà possibile lasciar cadere un oggetto quando sei in movimento. A cosa servirebbe sta cosa? Più distanti, elementi più distanti. Anche questo forse potrebbe essere importante. Non ho imparato a superare la paura. È molto molto lento questo gioco qui, ragazzi. Qui ci possiamo star benissimo ore senza far niente. Non capisco questo a cosa potrebbe servire, però forse una noce di cocco, non ho capito bene. È possibile migliorare l'abilità di muoversi portando oggetti se l'agilità e l'abilità di reagire a una minaccia sono sviluppate a sufficienza. Ecco, io voglio arrivare a questo. E sviluppo motorio, crescita dei riflessi. Io più che altro mi voglio difendere da chi mi attacca. Va bene, ragazzi. Comunque, come primo approccio, il gioco è questo. Per esempio, noi abbiamo imparato anche ad aprire le noci di cocco con un sasso che inizialmente non lo potevamo fare. Portiamo in spalla. Vedete, infatti, questo è aperto. Portiamo anche lui, ne possiamo portare due. Aumentiamo
l'apprendimento così. Quindi ragazzi, io il gioco a me piace tantissimo. Quello che dico io, che secondo me l'avete già visto e stravisto, quindi non so se volete vedere degli altri gameplay, se volete una serie. Nel caso fatemelo sapere sotto in descrizione, fatemelo sapere con i like, fatemelo sapere con le visualizzazioni, in modo tale che io capisco che quello che volete. Io, se volete una serie, lo porto avanti anche perché il gioco è bello, c'è poco da fare. È molto lento, quindi ci può star benissimo che ci saranno dei gameplay dove non faremo niente. Per esempio, oggi abbiamo già fatto qualcosa di buono, sono contento. Però non è sempre così. E quindi niente ragazzi, fatemi sapere, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!